zero, disciplina 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 zero. Allora, eccoci qua, El Iea Radio, siamo qui al CPG di Mezzo, quartier generale. Esibizione stasera, un gruppo che a me personalmente piace molto, facciamo conoscere adesso gli amici di El Iea, vedete dietro, che campeggia lo striscione, TFV. Eccoli qua. Ciao ragazzi, ciao, piacere avervi qua, piacere condividere il palco ormai da un po' di volte che capita. Ragazzi, faccio parlare un po', parlatemi un po' del progetto, fatemi un po' conoscere gli ascoltatori di Aliari e io poi faccio un paio di domande. Vai! Poi niente, noi siamo i TFV, siamo nati nel 2008 e facciamo punk rock con le sfruttate in hardcore melodico. I nostri clienti sono NoFX, Pennywise, tutti questi gruppi qua molto noti. E niente, cosa posso dirvi? Stasera intanto è stato un bel live, mi sono divertito un sacco, è stato in sorte che come al solito spaccano. E niente, dimmi tu qualcosa, mi aspetto te. Volevo chiedervi, allora, io diciamo vi ho visto per caso, no? Come dicevamo prima, una sera nella media di Bergamo, una persona esatto. Questo è la prima volta e cioè, diciamo, mi è piaciuto molto il fatto che prima di tutto il fatto di fare punk rock al core melodico in tre, cioè è una scelta comunque di peso, cioè, in tre comunque devi sapere certo. Fare, deve avere un bel tiro, ma comunque bene o male, minimo sei in quattro, magari c'è la seconda chitarra. Sì, ma la seconda chitarra diciamo che comprendo il suono. No, però invece devi sapere riempire e vuoi avere appunto cioè, questa qualità che mi piace. Comunque è bello il tre sapere riempire, avere un po' la volta sul palco come sì, vuoi. Quindi siamo già diciamo come potevamo e è venuto fuori comunque una bella cosa, noi siamo contenti comunque. Lavoro che stiamo facendo. Esatto, volete parlare un po', avete fatto qualche registrazione? Sì, praticamente è uscito il nostro disco a settembre, ovviamente autoprodotto, la nostra etichetta che ci dà la mano, la vostra etichetta, la Summer Record. Che salutiamo. Salutiamo ovviamente la Summer Record. E niente, abbiamo citato queste 12 tracce, incluso uno strumentale, un suono abbastanza discreto, una registrazione molto discreta. Sì, sì, l'ho ascoltato. Siamo contenti. Poi le spalle che abbiamo fatto, comunque qualche disco è andato via, qualche maglietta e diciamo ci spera. Sai, esatto, il banchetto sì. Comunque ci sta. Si spera che finisca tutto così. Esatto, quando rientra qualcosa. Il disco si intitola? L'abbiamo intitolato Disciplina Zero, come primo disco del gruppo un po' così che si fa un po' di tutto. Ok, sì, vero, sì, esatto. Siamo solite cose, comunque del gruppo qua che parla dai. Solite cose. Sì, quelle cose, quelle cose. Sì, che parlo, no, sì, le ragazze si fanno un po' di tutto. Esatto, a livello così di siti, MySpace, Facebook. Abbiamo Facebook, ovviamente ti aprivi punk rock, lo vedete sicuramente. Anche MySpace, MySpace. Esatto, perfetto, che MySpace purtroppo sì, è un po' peggiorato però. Un po' abbandonato. Sai, sono penso, quindi... però MySpace, dai, insomma, qualcuno... Qualcosa si può beccare ancora. E poi siamo anche su un sito che adesso ormai è molto, Reverb Nation. Bravo, sì, è vero, che gira molto. Slash TFV, anche lì, con sui pezzi... E c'è possibilità di andare a sentire voi pezzi su Reverb Nation, che è buono. Esatto. Che ci sta, una bella storia. Poi appunto ricordiamo anche, questo canale è molto sfruttato, parliamo di punk hardcore melodico, le vostre influenze sono sempre duali, le vicende, però appunto testi italiani. Sì, anche questa è una scelta di... Certo, noi come primo disco diciamo siamo passati un po' sull'italiano perché diciamo vogliamo fare per prima cosa qualcosa nel nostro diciamo paese, che sembra giusto. Certo, sembra giusto così. Per far capire un po' di più. Certo, diciamo no, nel disco non è che sono testi diciamo impegnatissimo, complicati, sono quasi comunque semplici, quelli che ci veniva fuori abbiamo messo e... cioè semplici diretti e poi tra virgolette le cose semplici si sa che c'è i pezzi corti, le cose di genere sempre per quelli che hai però per un secondo disco si pensa già comunque di provare sull'inglese. Vediamo cosa viene fuori, anche se in inglese non c'è
è abbastanza male, però perché magari arrangiandoci ci può stare qualcosina in inglese. So che avete un'attività live abbastanza intensa, infatti non perdete appunto di suonare anche qua in Italia milanese, ricordiamo appunto arrivate appunto da, dalla provincia di Reggio Emilia, dalla Sardegna. Siamo, sì, noi siamo in Reggio Emilia, a quanto lui che è in provincia di Mantova, fa comunque il gruppo proviamo da lui a casa del batterista. Soprattutto vediamo che da poco abbiamo messo il parquet, la sala 9, quindi è molto più figo. Questo parquet era uno scatto. Io e mio lo avevamo nella nostra camera, l'abbiamo tirato via, abbiamo deciso di buttarlo, abbiamo costruito. Bisogna risparmiare, non si butta dietro la porta, barra camera da letto. Grandma, ricordiamo Grandmother's Record, anche a casa di mia nonna. È ottimo, Grandmother's Record. Però siamo dei geni. Ottimo. E quindi dicevo, appunto, una bella attività live che porta appunto un po' in giro e, quindi ripeto, alla fine ci sono tante band che suonano, tante band che fanno e listano, però il suonare, mio parere, fuori anche un po' dalla provincia, eccetera, come sapevamo nel discorso prima, il gruppo ci deve sapere fare, deve avere la botta. Certo, sì. Secondo me avete detto una bella botta, comunque lo abbiamo detto prima anche voi, il discorso semplicità, guarda, tanti gruppi parlano, cioè, gli ABC di lettere all'alfabeto, vabbè, cioè, però sai, magari si entra magari sempre un po', quando il testo impattano, alla fine i testi vostri sono molto semplici, molto diciamo normali, però una botta musicale ti attinge, cioè se non è proprio alla grande nel melodico per il formaggio, quello un po' di treno, una bella storia. Ottimo, è proprio una bella roba. Tra l'altro ne approfitto appunto per dire il seguente qua appunto nella serie di Aredio, che questo è un provo prossimamente, perché noi giustamente ci vedremo ancora certo, prossimamente faremo una bella così, una bella intromissione all'interno di My Degeneration, che ricordiamo appunto facciamo piccola pubblicità volante. My Degeneration è trasmissione di punk al core e tutto quello che è stata la scena, che conduco io su Aliria, ma su tutti i giovedì alle 23 e replica il martedì alle 14, quindi mi raccomando, collegatevi e poi su Facebook, no, poi su Facebook c'è My Degeneration come pagina, anche lì fate il mi piace, poi ogni volta in mezzo ai vari gruppi che vi addentro anche le realtà italiane, quindi una volta ci sono anche di una volta altre band assieme ai vostri sacri vari, cerchiamo insomma un po' di pubblicizzare la grande. Vi faccio dire le ultime robe, ragazzi, e poi ci salutiamo qui dal CPG di Mento e via Radio. E niente, intanto siamo contentissimi che voi comunque ci date una mano e niente, poi non ci sono parole. Grazie ancora, grazie ai Sox, alla Gerard, siamo divertiti e niente, io spero comunque suoneremo un po' insieme. Sì, sì, no, esatto, quello era un obbligo. Ma no, quello per forza, quindi. Speriamo di andare in Olanda. Se va in porto questa cosa. È una bella storia. E prossime date? Avete già qualche data? Prossime date? Adesso per il momento niente. Probabilmente no, scusa, forse il 31 ottobre. Ah sì, saremo forse alla festa di Halloween. Però là, sì, ci dovrebbe essere anche il scappare pensieri, forse. Ah, ok. Hanno detto, sanno anche loro. Sì, al Soverte. Dove suonare la tua gruppo elevato, poi forse Ravenna, comunque ci sono qualche data da confermare ancora in giro, sì, sono in ballo. Ottima cosa. Va bene ragazzi, quindi qui appunto da Elia Radio all'interno della sede, adesso ci salutiamo. Perfetto. Che ti salutano, saluto anch'io poco. Grazie a tutti. Io ho paura di queste partite. Yeah. Ciao Poppo, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi, grazie. My Degeneration, Elia Radio. Disciplina zero, disciplina zero, disciplina zero, disciplina zero, disciplina zero, disciplina zero, disciplina zero.